Buongiorno, rieccoci per un'altra puntata che riguarda gli utensili da utilizzare in falegnameria. È la volta della fresatrice verticale che può essere paragonata a una piccola tupì o banco frisa. Quella che vediamo è una delle due in possesso di Lignast, è quella più recente della Berner. Quella che vediamo in questo momento è la zona di lavoro, diciamo, della fresatrice verticale. Fresatrice verticale che praticamente consente di smussare bordi, creare vari tipi di profilatura, creare mortaise, forare, pantografare pannelli. Qui vediamo invece la guida laterale montata che è registrabile, quindi a seconda della distanza che ci serve. Per lavorare su un pezzo ci consente il lavoro lineare o lungovena. Adesso invece vediamo tutta una serie di frese che se servono ai vari tipi di lavorazione, disegnati su questo contenitore nero, diciamo, cioè sia la sagoma della fresa che il lavoro poi che otterremo usandola. Le frese, come vedete, sono tantissime. Quindi la fresatrice verticale è un utensile che serve a fare un'infinità di lavori. Chi non ha la possibilità di acquistare un banco fresa tupì, che ha un costo abbastanza elevato, può tranquillamente servirsi di una fresatrice verticale. Ovviamente ne esistono di vari tipi, esistono quelle più economiche e quelle più professionali. Adesso invece vediamo il montaggio di una fresa. Che si ottiene premendo il pulsante che blocca l'albero motore. Ecco, questo è il pulsante. Bloccando questo pulsante si ferma l'albero motore e quindi con la chiave riusciamo a stringere, a serrare la fresa. La piastra invece va su e giù a seconda della profondità di lavoro che ci serve ed è regolabile con una delle due manopole laterali. Adesso invece abbiamo, ecco, qui una volta c'era un'asta metallica che serve per ottenere tre posizioni predefinite. Siccome l'asta metallica si era persa, è stata messa questa punta di trapano. Ma come diciamo sempre, quando si lavora in falegnameria, bisogna saper fare anche di necessità virtù. Che ci viene poi dalla pratica e dall'esperienza. Quindi, diciamo, questo oggetto esterno alla fresatrice originaria, che è una punta di trapano, abbiamo utilizzato per questa situazione qui. Adesso, invece, siccome i diametri delle punte frese sono diverse. Quando ce n'è una più piccola che non riusciamo a serrare, esistono dei riduttori. In questo caso è stato inserito un riduttore sull'elemento fresa da stringere, e così riusciamo, è possibile montarla. Ora facciamo una prova su un pezzo di legno che blocchiamo con un morsetto sul banco da lavoro ed è praticamente una prova e sarebbero quelle prove che si fanno prima di arrivare alla posizione giusta di ogni macchinario o utensile che utilizziamo. Quindi le prove farle sempre su pezzi di scarto o inutili, poiché se poi sbagliamo con la profondità che serve o la larghezza, poi dipende dall'utensile che utilizziamo, rischiamo di perdere il pezzo di legno che poi ci serve. Ecco, una volta stabilito poi la profondità giusta, andiamo ad operare in questo caso all'interno di un'anta listellare in rovere ambente di un lavoro di raggiatura interna. Procedere quando si usa la fresatrice verticale sempre lentamente e in maniera costante. E tenendo e facendo aderire la piastra sulla superficie dove operiamo. Se non riusciamo a mantenere la piastra sulla superficie,
avremo qualche distorsione della profilatura. Procediamo quindi sempre lentamente. Se dovessimo accorgerci successivamente che qualche zona non è stata passata nel giusto modo, ripassiamoci. Ecco il lavoro che dovevamo fare montando quel tipo di fresa. Questo invece è un lavoro di smussatura, giusto per capire, ecco, vediamo quanta fresa esce rispetto alla piastra di appoggio. Questa è un'altra antamassello. Ora invece passiamo all'altra fresatrice verticale in possesso di Lignart, che è più datata, quindi anche il sistema di montaggio frese è diverso. Qui non c'è un pulsante che blocca l'albero motore, bensì c'è da utilizzare due chiavi fisse. Abbiamo stretto la fresa che serviva ed era per questo tipo di lavoro, praticamente la cassata della piastra di una serratura. Abbiamo fatto sia la parte più superficiale che vediamo e sia il foro più profondo del catenaccio. Ecco la guida che abbiamo utilizzato anche in questo caso, ci serve per mantenere la distanza che serve. Se con questa guida non riusciamo ad ottenere tutta la zona da forare o comunque da lavorarci sopra, non si può fare in più momenti, semplicemente spostando di quel tanto che basta la guida laterale. Ecco, il lavoro che dovevamo fare era per inserire la contropiastra di una serratura patent. Con lo scalpello adesso invece creiamo un piccolo scavo che servirà per la linguetta della serratura. Praticamente la linguetta è quella azionata dalla maniglia. Un'altra cosa da dire, quando si fanno queste cassate è bene segnare inizio e fine con una matita, una penna del passaggio fresa che bisogna fare. Ecco quindi la corrispondenza fra le cassate create sia sul telaio che sull'anta, nell'anta ci andava la serratura. Adesso la fresa verticale sto operando proprio su un'anta per fare la fresata della piastra della serratura. Le piastre della serratura, sia della serratura che delle contropiastre, possono essere o squadrate o tonde. Se sono tonde non c'è da fare nient'altro, mentre quando sono squadrate tutti e quattro gli angoli vanno rifiniti con uno scalpello. Abbiamo visto quindi tutta una serie di utilizzi della fresatrice verticale, ma ne vedremo tanti altri nelle altre lezioni, essendo la fresatrice verticale un utensile molto usato. Quindi anche per questa lezione va bene così, alle prossime lezioni.